10 cose assolutamente da sapere di uno degli attori più richiesti ad Hollywood. Stiamo parlando di Chris Pratt. Cominciamo dalla number one. Prima di diventare famoso come attore, Chris Pratt era l'idolo del liceo. Avevate dubbi a riguardo? Assolutamente no. Faceva tantissimi sport, in particolar modo wrestling, football, che è una delle sue grandi passioni e si ricollega a uno dei punti in classifica, scoprirete voi quale. E anche, era anche un atleta di atletica. Ma la cosa divertente qual era? Che era anche il comico, era quello che tutti amavano proprio perché era divertente. E questa cosa l'ha condotto direttamente, insomma, alle alte sfere di Hollywood, perché è diventato famoso proprio come attore comico. Pensate però che il successo sia arrivato subito? Non esattamente, perché Chris Pratt, per arrotondare, faceva il cameriere, ma non a Los Angeles, dove lo fanno praticamente tutti gli attori prima di sfondare, quasi tutti, ma alle Hawaii, perché un suo amico gli ha regalato un biglietto per le Hawaii e lui lavorava come cameriere da Bubba Gump, quando un'attrice, che poi è diventata una regista, gli offre il suo primo ruolo in un film dal titolo Cursed Part 3, probabilmente l'horror movie più brutto della storia del cinema, però era pur sempre un inizio. Però non faceva solamente il cameriere, Chris Pratt era anche un venditore porta a porta e che cosa vendeva? Coupon. Ed era talmente bravo, l'ha fatto per 2 anni, dai 18 ai 20 anni, l'ha detto lui stesso, talmente bravo che addirittura aveva un ufficio tutto suo, ma adesso che è diventato famoso ha ancora gli incubi per quel lavoro orrendo che doveva fare quando era più giovane. Il successo però arriva grazie alla televisione perché era uno dei protagonisti di Everwood, la serie TV con protagonista Emily Van Camp, che ha fatto Revenge, ma soprattutto la ritroviamo nel franchise della Marvel, e anche Chris Pratt è entrato a far parte del franchise della Marvel. Non vi dico niente al riguardo, però insomma abbiamo già dato un po' di indizi, ne parliamo dopo. Quindi ha fatto questa serie TV Everwood, ma è diventato famoso anche grazie a Parks and Recreation, al fianco di Amy Poehler. Ma lo sapete che prima di passare a quel ruolo è passato anche, ha fatto insomma il giro, è andato anche in California a DOC, dove cantavano ad una canzone per Seth Cohen. Lui è Star-Lord dei Guardiani della Galassia, è diventato famoso al grande pubblico anche per questo film che è uscito l'altro anno, e il sequel, I Guardiani della Galassia 2, uscirà nel 2017. Nei Guardiani della Galassia quasi nessuno lo riconosceva, il motivo è dimagrito tantissimo e ha messo veramente su il fisicaccio. Infatti lui stesso scherza su questa cosa perché prima era un po' cicciottello, chubby, poi era tanto carino anche così. Prima era un po' cicciottello, poi è ritornato magro, poi è ritornato cicciottello, poi è ritornato magro, ha detto se non la smetto qui insomma va a finire male, quindi speriamo che rimanga esattamente come nei Guardiani della Galassia, ma anche in Jurassic World, perché lui è il protagonista del film che trovate adesso al cinema, Jurassic World, il quarto capitolo della saga appunto di Jurassic Park. Situazione sentimentale? È felicemente sposato con Anna Faris, attrice anche lei che ha conosciuto sul set di Take Me Home. Ma come l'ha conquistata? È un po' strana come cosa, però è tanto adorabile e carina. Entrambi, infatti, avevano una collezione di insetti morti. Quando lei ha visto la sua collezione, è scoppiata a piangere per la gioia. Se non è amore questo. Uno dei migliori amici di Chris Pratt è Chris Evans, che rimanendo sempre in casa Marvel è l'attore che interpreta Capitan America. E che cosa hanno fatto quei due simpaticoni durante il Super Bowl? La competizione più importante di football al mondo vedeva appunto rivali le due squadre del cuore di Chris Evans e di Chris Pratt, ovvero i Patriots di Boston e i Seahawks di Seattle. E che cosa hanno fatto? Si sono punzecchiati su Twitter a suon di tweet, tutto quanto però è finito in beneficenza. Infatti sono andati sia nell'ospedale di Boston che nell'ospedale di Seattle, portando insomma vestiti sia da Capitano America che da Star-Lord. Ecco perché ci piacciono tanto i supereroi, anche nella vita reale. Voci di corridoio danno la possibilità di un possibile remake della saga di Indiana Jones, e al posto di Harrison Ford potrebbe essere proprio Chris Pratt l'interprete, e secondo me a sponsorizzarlo è proprio Steven Spielberg. Perché? Perché in Jurassic World lo veste praticamente molto simile Indiana Jones. Sicuramente Chris Pratt, fra gli attori disponibili al momento, è l'unico che può sostituire Harrison Ford. Forse. Altra cosa fondamentale è il suo rapporto con i social network, soprattutto su Facebook. Infatti, Chris Pratt si dimentica di avere più di 1.700.000 fan e condivide video divertenti, anche un po' scemi, come facciamo tutti quanti noi che non abbiamo però il suo numero di fan. E ovviamente tutti quanti apprezziamo Chris anche per questo. E poi come si fa a non adorare uno che ha per miglior amico un procione?